Ora stai esaltando lui per non starci a dire della tua scarsità. Assolutamente, diciamo, ecco. Assolutamente. Da 1 a 10 io valgo meno 1. Ecco. Passiamo al nono frame. Quindi ci abbiamo verso la chiusura con Reviglio. Ancora l'esterno, vabbè, ma questo ormai l'abbiamo detto. Entra bene, entra bene. Bravo. Entra bene sulla posizione di 1. Esatto. La tasca per il mancino è il birillo 1 e 2, mentre la tasca è l'1-3 per i destri. Quello che adesso vedremo probabilmente da parte degli spagnoli. Ecco, ricordiamo per chi magari neofita del bowling e si trovasse in questo momento davanti ai teleschermi, che i birilli che vengono messi automaticamente, sono 10, hanno una posizione numerata, intanto qui lo strike, il birillo centrale, quello più vicino a chi lancia la palla, è il numero 1, poi il birillo di sinistra è il 2, il birillo di destra è il 3 e poi si va avanti così. Intanto qui Caffa. Caffarati, brutta palla, uno pieno, rimasto il 6, il 6-10, una palla che poteva essere anche trasformarsi in uno split, quindi una chiusura ancora più difficile di quella che adesso lui sarà costretto ad eseguire. Ma tanto noi nell'angolo del web, vale a dire quella piccola parentesi del bowling spettacolare un po' pazzo che dedichiamo appunto a quello che si trova in rete, intanto la chiusura di Caffarati di questo spare, in quell'angolo lì vedremo delle giocate bizzarre, altro che split da chiudere lì. Diciamo un po' circensi. Chiudono qualsiasi cosa. Del Carmine che sta tirando, anche lui cerca molto l'esterno, bravo giocatore, ha fatto parte più volte della nazionale italiana anche lui nei scorsi anni. Quindi insomma diciamo che stiamo guardando dei giocatori che hanno un ottimo palmarès. E insomma questa Coppa Italia ha di fatto portato le due migliori squadre, sì, direi proprio al di momento. Sì. Queste due squadre non sarebbero mai arrivate in finale negli anni scorsi, in primo perché non avrebbero partecipato, probabilmente. E quindi diciamo che bisogna ritornare un po' alle cose semplici. A ciascuno il suo, intendi? A ciascuno il suo, esattamente. Ecco, qui abbiamo una... Intanto il replay su un altro strike. E qui c'è, vabbè, il riferimento calcistico. È puramente casuale. Sì, è una palla da spere, quella lì che ha lanciato il giocatore dei New Star. Quindi una palla che tendenzialmente va dritta. Quindi non, come avete potuto vedere, non fa curva, ecco, perché deve fare soltanto lo spare e nulla più. Approfittiamo ancora una volta per ricordare a chi appunto magari non è proprio addentro al bowling che le palle hanno un andamento particolare, e anche perché vengono costruite, vengono... bruttissimo questo 6. Questo è il famoso split di cui parlavamo prima. E vengono costruite, vengono dimensionate appositamente per l'atleta, alla sua apertura di mano, all'apertura, alla dimensione delle dita. Esatto. Ora vediamo questo split. Oilà! Grande applauso. Stavo per partire, confesso. Cosa si fa per un applauso, eh? E quindi le palle hanno anche delle rotazioni particolari in relazione al baricentro, sì, che viene bracciato, e quindi ognuno ha la sua palla specifica. Poi è chiaro, quelle palle sono utilizzate per alcuni tipi di tiri, laddove invece c'è necessità di prendere due birilli che sono proprio dritti per dritti, lì non c'è curva da cercare, cosa che invece fa in questo momento Osella. Bellissima boccia, come avete potuto vedere ha lavorato, come suol dirsi in gergo, ha lavorato moltissimo sui birilli, aveva una grossa rotazione, quindi pur avendo preso soltanto una porzione dei birilli 1-3 sono riusciti a farli frullare tra di loro in maniera tale da poter ottenere sempre comunque lo strike. Ricordiamo nelle passate stagioni più di una volta abbiamo proposto l'oliatura della
della pista, abbiamo proposto come si costruisce proprio con delle geometrie molto precise la palla per ogni atleta, si prende la dimensione della mano, e abbiamo visto anche come vengono riposizionati questi birilli. Una volta c'era l'omino. Sì, nei primi fine anni 50, sì, c'era veramente i pin boys, venivano chiamati, che rimettevano sui birilli assolutamente manualmente, quindi non avrei mai potuto pensare come stavano la sera, poi super stanchi, immagino. Però poi alcuni dei ragazzi che mettevano a posto questi birilli poi diventavano immisurabilmente dei grandi giocatori. Sì, o diventavano dei bravi giocatori oppure odiavano il bullying per tutta la vita, non c'erano alternative. Vedo che comunque che l'ambiente è abbastanza rilassato. Quindi... Sì, raramente mi è capitato di vedere momenti di nervosismo. Accadde forse lo scorso anno al torneo internazionale a Roma, quando un atleta, forse svedese, ma non vorrei sbagliare, fu ripreso perché ebbe una reazione molto particolare, ma era proprio lui, era... un po' agitato. Sì, una situazione molto particolare, diciamo così. Non so se addirittura fu non multato. Ammonito, forse. Ammonito, sì. Di solito raro, sì, raramente, perché solitamente gli atteggiamenti sono abbastanza controllati nel bowling, insomma. Difficile che scoppi una rissa. Sì, anche difficile che dopo uno strike magari si corra sotto la curva, insomma. Assolutamente. Anche perché se scoppia una rissa con le bocce da bowling diventa una carneficina, può diventare... I birilli verrebbero utilizzati in maniera difforme. Decisamente. Ah, Reviglio... Sì, ha fatto una partita onesta. Diciamo al di sotto del suo blasone. Sì, 202, nulla di particolare, però sai... Vabbè, ci è sempre una buona partita. Sopra i 200 diciamo che sono sempre tutte quante buone partite. Poi naturalmente sto parlando io, che gioco ancora con le spondine, insomma. Non esagerare adesso. non ci credo. Ecco Del Carmine, anche lui l'ultimo frame. Un 9. E allora Caffaratti, vediamo. Ha fatto tre tiri praticamente identici gli ultimi tre. Sempre dritto, uno pieno, dritto, la dritto. Stessa maniera ha preso. Per me è una brutta partita questa, effettivamente. Non sarà contento della sua prestazione. Beh, nei primi anni 80 fecero un campionato mondiale di inviti e Meo Caffaratti lo vinse. Praticamente vennero invitati i rappresentanti di ogni continente in una performance che fu svolta negli Stati Uniti, e il grande Meo Caffaratti vinse il campionato mondiale di inviti, che venne fatto credo nei primi anni 80, non ricordo ovviamente adesso la data. Un altro dei, immagino che razza di bacheca deve avere a casa. Io penso che c'è una dépendance, non apposta, avrà un garage solo per le coppe. Siamo veramente agli ultimi atti, 227, vediamo il New Star come va a chiudere, 181, e qui parte l'applauso del pubblico, ma anche dei partecipanti. A questo punto i giochi sono pressoché fatti. Sono praticamente terminati, diciamo che ci sono dei tiri di routine, a meno che non scoppi l'irreparabile, ma non credo, insomma. Vediamo che succede. Evito la solita frase, perché sì, non bisogna mai assolutamente dire... Assolutamente, se poi si può scendere nella volgarità. 9. Questo pendolo è caratteristico. Sì. Oh! Come entrata, non ha girato la palla. No, non ha girato. Non ha girato, e quindi... Poca rotazione, diciamo, un tiro da dimenticare al più presto. Palla dritta, ed è lo spare del decimo frame.
questa come la chiude. Bravo. Voilà. Complimenti. Carambola biliardistica. Mamma mia. Ha ritirato su una situazione che sembrava davvero difficile, almeno per questo tiro. Sì, anche perché se hai Sperelo il tiro prima, lo scarichi certo. Lo Sperelo col 5, che è un punteggio bassissimo, e più certo. Fai il buco 9 volte su 10 su quei birilli. Piega il gomito, ma due. Entra male la palla, sì. Perché sembra quasi 1-2 stava entrando. Esatto. 200 tondo tondo. 8 e qui 145. Ok, no, non ci sono cose da aggiungere, insomma. No, vediamo. Ormai siamo proprio alla conversazione, sì. tra atleti. Oh, nel frattempo noi possiamo dare appuntamento già verso la fine di ottobre, quando ci ritroveremo con la prossima trasmissione del bowling dedicata al torneo internazionale. Intanto qui, ragazzi, sì, qui c'è il partitone in canna, come suol dal dirsi. Sesto frame, una catenella, niente male, una catena lunghissima, proprio catenella, sì, un potenziale 249, quindi ogni commento è superfluo per una partita così. Andiamo a vedere. Vediamo se molto grasso, come catenella fino alla fine. Massimo silenzio anche qui, quasi a voler conservare integra la concentrazione. Io lo so. Niente, siamo noi. No, sono io, diciamo. Mi ascrivo tutti i demeriti. Per sì, brutta palla coperta tirata 1-2. Sì, 1-2. E adesso vedete palla, la palla dritta. Dello Spere che va dritta, troppo dritta. Ecco. Vabbè. Vabbè, errore ininfluente. Questa è la deconcentrazione. Ormai la consapevolezza di aver acquisito il risultato. Questa entra bene. Bravissimo. Avete visto la rotazione molto più corposa rispetto agli altri giocatori che abbiamo commentato poc'anzi? Diciamo che dei giocatori che sono sulla pista a giocare, sicuramente Santo è quello che ha più potere in mano, nel senso che riesce a imprimere molte più rotazioni alla boccia. Una forza nel braccio espressa e lasciata partire con questa rotazione. Quindi giocatori di grandi performance, però anche con un gioco così, anche qualche volta... qualche performance negativa, però va bene comunque, tira bene. Era entrata bene. E praticamente cappotto 14-0.